Salve, bentornati al Green TG. Abbiamo con noi ulteriore ospite della giornata, Roberto Cavallo, amministratore delegato di Erika. Con lui parliamo di un argomento che poi in realtà con l'ambiente ha come a che fare, cioè il Festival del Cinema, appunto, Cinema Ambiente a Torino. Parliamo quindi ovviamente di cinema, o perlomeno video documentario, in particolare Immondezza, il documentario realizzato dal regista Mimmo Calopresti. E approfondiamo un po' i temi del discorso, come è nata questa idea, da che cosa è partita e come si è sviluppata. Sì. È proprio partita e sviluppata, perché la mia corsa contro i rifiuti, ormai al terzo anno, ho percorso tutta l'Italia, da Aosta a Ventimiglia, poi da San Benedetto del Tronto a Roma e poi quest'anno dal Vesuvio all'Etna. E quest'anno è stata questa grande novità perché Mimmo Calopresti con la sua troupe mi ha seguito e sì, ne ha tratto un docufilm chiamato Immondezza, perché ha voluto ricordare Pierpaolo Pasolini, che voleva fare un film sull'immondezza del mondo, cioè sul fatto che purtroppo il mondo rischia di essere degradato. Guarda, ho portato due oggetti apposta perché noi quando andiamo in giro poi consumiamo una roba e la buttiamo. I fazzoletti di carta, per esempio, a volte trovi il fazzoletto di carta e viene buttato, beviamo un succo e poi buttiamo. Questo è un esempio di quello che io voglio dire, cioè questa roba non va buttata, bisogna raccoglierla, perché raccolta non solo non deturpa l'ambiente, ma dà origine a un'economia circolare. Questo è un esempio, Tetra Pak che torna fazzoletto da naso. Allora, io corro per quello, corro perché la gente non butti i rifiuti a terra e li metta nella raccolta differenziata. Mimmo Calopresti l'ha testimoniato. Immondezza è un docufilm, siamo in un sacco di festival in questo momento. Siamo stati a Kuala Lumpur, siamo stati premiati a Los Angeles, siamo in finale a Barcellona, siamo stati finalisti a Milano, siamo a Foggia. Quindi anche un bel riscontro di critica. La geografia circolare praticamente. La cosa interessante di essere documentati da un documentarista come Mimmo Calopresti è che non parli sempre, come dire, con lo stesso filtro di un ambiente che rischi di ripetere. Certo. Lui ha testimoniato come il rifiuto sia un territorio sporco. Un territorio sporco significa lasciarlo alle mafie, per esempio. Significa coinvolgere, integrare, e in questo momento abbiamo bisogno di integrazione. Significa salvaguardare la storia, la cultura, il paesaggio. Ecco, Mimmo Calopresti racconta queste cose attraverso la mia corsa. Cosa uscirà in particolare da questo? Cos'è uscito, anzi, visto che sta... Ma è uscita intanto un'Italia bellissima. Ecco. Perché immagine straordinaria, un grande direttore della fotografia, per cui ci sono degli scorci della Sila e della Calabria, sembra di essere in Canada. Noi siamo attratti da questi grandi paesaggi, ce l'abbiamo noi. Si riconosce un territorio fatto di persone. Ha intervistato degli ultracentenari, non a caso nel territorio accanto ad Acciaroli, dove c'è il museo della dieta mediterranea. E quindi lui collega, per esempio, no plastica nei mari con la dieta mediterranea, straordinario, cose che forse poi, sai, da addetti ai lavori rischiamo di non pensarci. Esatto. No? Diamo per scontato, quando invece ovviamente il cittadino comune ha bisogno forse di un piccolo input, tanto meglio ovviamente se di carattere artistico come quello che avete testimoniato voi. Ci sarà un proseguio? Sì, allora dopo i festival iniziano, diciamo, le proiezioni, sono proiezioni non da grande pubblico, perché lo meriterebbe, ma abbiamo scelto un format da 40 minuti, cioè il classico corto doc, per cui andremo soprattutto nelle scuole o attraverso i cinema d'essai, con un pubblico, diciamo, giovanile. Non escludiamo però, chissà, tante altre occasioni. Uscirà il DVD per essere distribuito ancora più larga scala, per essere fruito. Il DVD arricchito anche da testimonianze e interviste che aiutano a leggere questo tipo di messaggio che voglia lanciare. Avete possibilità anche televisive, con accordi con... Stiamo trattando, ecco. C'è un po' di interesse, chissà. Magari vedremo il prossimo anno se a quel punto sarà uscito anche sui grandi mezzi televisivi. Qualche progetto ulteriore di Erika, a parte questo, che ovviamente rappresenta presumibilmente, insomma, una sorta di punta di diamante, insomma, ma immaginiamo che poi... Sì, diciamo, ne cito solo due perché ci vedono protagonisti in un ruolo molto importante. Abbiamo vinto una gara delle Nazioni Unite per pianificare i rifiuti nei campi profughi della striscia di Gaza, quindi un impegno importante, consistente anche dal punto di vista proprio emotivo e di sicurezza.
e l'altro stiamo scrivendo una delle leggi quadro per il governo tunisino, della Tunisia, Tunisia che dopo la rivoluzione si è dotata di una nuova costituzione 2014, una di queste leggi prevede il decentramento, noi stiamo scrivendo la legge per lo sviluppo e il decentramento dei servizi pubblici, dei servizi urbani, tra cui i rifiuti. E allora noi facciamo un bocca al lupo a Roberto Cavallo per le sue attività anche artistiche, ad Erico grazie. Ovviamente, e ci congediamo anche dall'edizione 2017 di Ecomondo, grazie per essere stati con noi e arrivederci ovviamente all'edizione 2018. Grazie Roberto. Grazie.